il Tai Chi richiede profonde radici. Senza profonde radici non c'è Tai Chi. Senza connessione interna non c'è Tai Chi. Senza centratura non c'è Tai Chi. Senza la forza cielo-terra non c'è niente. Cominciamo col primo esercizio. Roteare, dinamizzare, roteare il Tan Tien sul piano orizzontale. Il movimento è questo. Il cerchio sempre verticale, frontale, il famoso cestello della lavatrice. Quindi da qui la stessa cosa, seguo mentalmente la mia intenzione, muovo il Qi. Vi do alcuni esempi, eseguiti lentamente, così, e questo sopra, così. Posso per esempio, continuando questa azione, se ho come volerlo proprio buttare giù, afferrare qua e andare a colpire chiudendo qui. E siamo sempre in questo gioco. Uno, posso invertire la cosa e siamo sempre qui. Uno, eccolo qui. È sempre il gioco di prima. Guardate, mano verso destra, gamba verso sinistra. Uno, due, pam. Stesso discorso, cambio dall'altra parte, verso orario, antiorario. Posso colpire così e sollevarlo in questa maniera. E così di seguito. In un gioco senza fine. Senza, con questo, dover studiare le mille combinazioni. Ecco così, allora io esco di qua, poi passo di dietro e lo vado a colpire. Questa è la tecnica numero uno. Vediamo. Io esco di qua, faccio così e poi lo spazzo di qua o lo spazzo di là. Questa è la tecnica numero 2 e via di seguito. Creo un catalogo di tecniche, ma quando sono arrivato a casomai alla tecnica numero 10, così studiata, mi si dimentico qual è la tecnica numero 1, qual è la tecnica numero 2. E invece in questa maniera non mi interessa niente, non ho una tecnica predefinita. Non faccio altro che continua applicazione di questi cesti. In questo senso, in una mutamento continuo, senza sosta, e così nascono le 10.000 tecniche. Quindi, in un certo senso, non ho bisogno, ripeto ancora, di studiare le 10.000 tecniche una per una, ma studio il movimento del corpo. Faccio in modo che il mio corpo sappia già, a prescindere, cosa deve fare in funzione della situazione. È un autoaddestramento. Questo è il lavoro interno.